l'arte classica giapponese ti può portare in contatto in una parte molto profonda di sé. Può portarti a una forma quasi di gioia primordiale, una forma di euforia, qualche cosa che comunque nella giornata lavorativa può essere di grande giovamento e di produttività. L'idea di progresso occidentale è basata su un po' sull'innovazione, sulla rivoluzione. Ecco, invece il mondo orientale, scusami, in particolare il Giappone, ci insegna il Kaizen, che negli anni 80 fu utilizzato in particolare dalla Toyota. Loro coinvolsero tutta l'azienda, dall'operaio al manager, per portare dei piccoli e lenti miglioramenti. Ecco, questa è una cosa che penso che si possa utilizzare sia come artista che come lavoratore, che come in una realtà come Copernico, spostare piccoli sassolini un po' alla volta per ottenere poi dopo il miglioramento finale. Citando Dostoevsky, la bellezza salverà il mondo. E quando smetteremo di guardare tutta la bellezza che ci circonda, probabilmente ci autodistruggeremo. Portare bellezza in questi spazi come Copernico significa dare alle persone finestre per poter esprimere la propria creatività, per poter arrivare a gustare quello che è la bellezza sotto forma dell'arte. In realtà, una volta che abbiamo soddisfatto i nostri bisogni primari, che cosa resta se non inseguire la bellezza nella propria profondità?